Buonasera a tutti. Allora, vlog alla finestra. Quesito. La luce in casa vostra, preferite la luce del mattino o la luce del pomeriggio? Quesito del giorno. Allora, io ho sempre preferito la luce alla sera, nel pomeriggio, anche perché la mattina lavoravo sempre, quindi non me la sarei mai goduta la luce a casa. E vedere il tramonto, che peraltro resta una delle cose che preferisco più. Però, nell'ultimo anno e mezzo, complice la casa di cui mi ero follemente innamorata e che prendeva la luce al mattino, in realtà, perché era esposta a sud-est, anche se era nel senso pomeriggio, anche se era un'esposizione a sud, non c'era sole. Però aveva una luce veramente bellissima al mattino, e allora mi è capitato di riflettere su questa cosa e devo dire che la luce al mattino mi piace tantissimo. C'è stato questa primavera un orario in cui la luce picchiava in una maniera tale che nel palazzo di fronte rifletteva sulla finestra e mi picchiava nel tavolo in cucina mentre facevo colazione. Ecco, questa è una cosa che a me ha fatto innamorare perdutamente, cioè fare colazione con la luce del sole. Fermo restando che il mio sogno sarebbe una cucina con doppia finestra a est e a ovest, ma no, si può avere tutto dalla vita. Ho cominciato a maturare l'idea che, tutto sommato, forse preferisco la luce al mattino. Anche perché ho notato che in fondo, in inverno, ho fatto proprio il conto nel palazzo di fronte al mio. Il palazzo di fronte al mio, comunque, d'inverno prende 3 ore di luce, anche se al mattino. Io prendo un'ora di luce al pomeriggio, ma sempre un'ora, dall'1:30 alle 2:40 più o meno. E quindi mi sono resa conto che forse al mattino, anche se è sempre comunque più basso all'orizzonte, forse se prendi sempre comunque più luce. Ad esempio, il mio bagno è esposto a sud, ma d'inverno gira in una posizione tale il sole che non ci arriva solo al pomeriggio quando si sposta verso ovest, mentre da fine marzo in poi prende il sole già dalla mattina, prima poco, prima 10 minuti, poi addirittura tutto il giorno. Adesso è insopportabile, voi quando fate la doccia squagliate perché il caldo lì dentro è stratosferico. Comunque, stavo dicendo, sempre interruzione, stavo dicendo, comunque mi sono resa conto che tutto sommato preferisco la luce al mattino, innanzitutto perché comunque c'è meno caldo, perché in questa casa non si fa vita, ragazzi, al pomeriggio è una roba insopportabile, è veramente insopportabile il caldo che c'è. Comincia a picchiare alle 3:30 forte, alle 5:30 è atroce. Se voi siete riusciti a stare senza condizionatore fino alle 5:30, dovete per forza accenderlo perché si scalda tantissimo. Poi, io non avendo il balcone, non inclinando le tende da sole, ma solo le tapparelle, mi fa effetto serra sui vetri ed è terribile. E quindi è vero che l'inverno è più lungo dell'estate, però è anche vero che in estate è veramente invivibile. E ho anche meditato su questa cosa. La mia vicina, ad esempio, che lei è spostata ad est, al pomeriggio riesce a stare in giardino perché lei è al giardino, perché c'è ombra e c'è un po' d'arietta e nel suo giardino si sta una favola. Quindi io ho cominciato a meditare l'idea che avere l'ombra al pomeriggio in estate è un modo anche per sfruttare di più un ambiente esterno. Qui, argomento del giorno è: quale luce vi piace di più? Escludendo quella del tramonto perché è la più romantica, la più bella. Comunque molto bella anche l'alba. Ieri mattina, ad esempio, mi sono svegliata alle 6 e c'era una luce fantastica, veramente fantastica, che è la stessa luce che poi mi piace a me al tramonto perché sono molto simili. Per cui in inverno, siccome il sole tramonto sorge alle 8, quindi si riesce a sfruttare anche quelle ore di luce che a me piacciono, quindi esposizione al momento, dopo che 23 anni che vivo esposta a ovest, non mi dispiacerebbe un sud-est, certo ci fosse anche una finestra a ovest, ma non si può avere tutto dalla vita perché la maggioranza delle case a Genova, che sono case comunque abbastanza vecchie, noi non abbiamo costruzioni nuove, o perlomeno sì, ma pochissime, sono fatte tutte nello stesso modo più o meno, è difficile trovare case con finestre sia da una parte che dall'altra. Da mia mamma c'era così, ma c'era i palazzi di fronte, quindi non è che potevi sfruttarlo tanto. Per cui sì, preferisco
c'era la mattina luce da una parte, al pomeriggio dall'altra, era una casa fresca perché faceva corrente, mentre io qua ho tutte le finestre allo stesso lato e corrente non me ne fanno. Per cui, quale esposizione per voi è la migliore? Io ho sempre creduto che fosse quella del pomeriggio per me, ma mi sto un attimino ricredendo. Chi lo sa. Troverò mai casa? Comunque la casa dei miei sogni è ancora là. Magari sto aspettando qualche strana congiunzione astrale per poter tornare da me. Chi lo sa. Chi lo sa, ragazzi, non poniamoci più limiti perché è stato un anno a dir poco orribile per noi finora, siamo a fine di giugno, 30 giugno oggi, e metà anno se n'è andato e qua ogni anno è sempre peggio. Confidiamo nella rimanente metà dell'anno e speriamo che finisca meglio di come è iniziato. Incrociamo le dita. Va bene, vi lascio perché adesso tornano tutti a casa perché noi abbiamo cenato come le galline perché Celeste vuole portare Yuki fuori a passeggio presto, prima che venga troppo buio e che ci siano i cinghiali in giro a Zonzo e quindi abbiamo cenato presto presto, ora andiamo a farci la passeggiatina, a prenderci un po' di fresco della sera e niente ragazzi, portiamo fuori il nostro cagnolino, che amore è, mamma mia regala tanto amore, anche Monello, ancora non siamo riusciti a fargli imparare a fare la pipì nelle traversine, però quando è fuori la fa volentieri. Confidiamo che ce la farà, c'è un po' beccoccio, però abbiamo fiducia che imparerà. Quando lo sgridiamo è terribile perché, cioè, tu devi essere severo, però non, cioè, devo fare veramente uno sforzo titanico per essere, ti ho detto no, perché mi verrebbe da baciarlo tutto, ma tengo duro. Buona serata a tutti.